Oggi vi porto a Venzone. Venzone compare nel 1001 nei documenti del Patriarcato di Aquileia, ma le sue origini sono sicuramente più antiche. Le mura, quelle che vedete in questo momento, sono state edificate nel 1258, insieme ad un complesso di 15 torri. Nel corso della storia, Venzone è passata di mano moltissime volte ed è stata anche una città molto importante. Nel 1420, come sapete bene, c'è stata il passaggio generale del Friuli alla Repubblica di Venezia. Contrariamente però a molte delle città storiche del Friuli, Venzone non è stata coinvolta, o meglio, non è stata danneggiata dai due conflitti mondiali, né il primo né il secondo. Purtroppo, invece, come tutti i paesi in questa zona, è stata devastata dal sisma del 1976. Grazie alla tenacia dei suoi abitanti e agli aiuti ricevuti, Venzone è stata completamente ricostruita ed è oggi uno dei simboli della forza dei friulani e della ricostruzione a seguito del terremoto. Quindi, andiamo a vederla! Questa era Venzone, spero che vi sia piaciuta. Prima di lasciarvi, un'ultima curiosità. Nella cripta di San Michele, davanti alla chiesa, sono custodite delle mummie e per la modica cifra di 1,50€ potete andare a vederle. Quindi, cogliete l'occasione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye!